Gianluca Decobelli, qual è il ruolo di Cartasì nell'abilitare, diciamo, in Italia il sistema dell'e-commerce? Provo a spiegarlo. Parto magari da diciamo, declinare un po' quella che è la nostra visione del mondo dell'e-commerce e dell'e-business. Prego. Oggi abbiamo parlato di e-business. Il nostro punto di vista è che l'e-business deve essere parte integrante del business normale. Non ci deve più essere questo tentativo di distinguere il mondo fisico dal mondo online, quindi il business fisico e il business dell'online. Noi vogliamo lavorare per la convergenza. Diversamente, a cosa assistiamo? Stamattina è stato ben rappresentato a un crollo del business fisico e a uno sviluppo dell'e-commerce. Del resto, oggi l'unico mercato che non è in recessione è l'e-commerce. Dati nostri, quindi che riusciamo a rilevare attraverso l'osservatorio sui consumi, un osservatorio che Cartasì ha lanciato nel 2010, quindi va a rilevare il comportamento d'acquisto di tutti i titolari di carte di credito, ovviamente di quelle Cartasì che sono circa 7 milioni, poi proietta il comportamento. Quello che vediamo è che c'è una crescita dello speso con carte di credito nel mondo e-commerce del 16%. Tanto poco rispetto ad altri mercati. È tantissimo perché la spesa in altri settori con carte di credito cresce dell'1 e se noi depuriamo dall'inflazione siamo di fronte a una decrescita, quindi piena recessione nel mondo fisico che noi vediamo come acquisti con carte di credito, parliamo di meno 2, meno 2,3 e crescita dell'e-commerce del quasi 16%. Oramai l'e-commerce pesa circa 9 miliardi e rappresenta quindi il 12% del totale dello speso sul, diciamo, il monte italiano che vale circa 74 miliardi speso con carte di credito. In questo contesto, quindi con questa grande ambizione, stamattina si è parlato di spread digitale, è stato introdotto questo concetto, che sostanzialmente misura la distanza dell'Italia rispetto a quelli che sono i contenuti dell'agenda digitale europea. Il nostro obiettivo è aiutare l'Italia a ridurre questo spread digitale. Come? Noi abbiamo due grossi asset, 6 milioni e mezzo di clienti e 600.000 esercenti. Ovviamente questo business noi lo facciamo insieme alle nostre banche partner, quindi abbiamo circa 700 banche che interagiscono col cliente titolare e col mondo, diciamo, delle PMI, quindi di esercenti. E quello che abbiamo fatto è creare una piattaforma che ha un nome, si chiama Bazzac. Bazzac è una piattaforma multicanale aperta a tutti i titolari di carte di credito, ma prevalentemente rivolta ai nostri esercenti, quindi al tessuto, diciamo, dell'Italia che ce la vuole fare, con proposizione di portare i loro beni, servizi e prodotti nel mondo online. Quindi quello che noi facciamo, mettiamo a disposizione del mercato le nostre capacità di investimento, di creazione di infrastruttura, ovviamente con un interesse anche abbastanza speculativo, perché poi dobbiamo accrescere i volumi gestiti con carte di credito e quindi l'interesse è, diciamo, finalizzato al nostro business. Quindi voi vi proponete come piattaforma abilitante per poter, diciamo così, rendere l'e-commerce una realtà che abbia Esatto. continuità col mondo reale, che sia, diciamo, un dato di fatto. Ecco, perché questa continuità col mondo reale? Quello che oggi si assiste nel mondo, diciamo, dell'e-commerce o, diciamo, dei comportamenti sociali nuovi attraverso smartphone e cose di questo altro tipo è che il consumatore tende sempre di più ad orientarsi. Anche lì noi vogliamo e ci differenziamo quindi dagli altri, diciamo, operatori del mercato, tipo i classici gruppi di acquisto. Noi vogliamo aiutare il consumatore ad orientarsi anche, perché abbiamo previsto in questa piattaforma la funzione che noi definiamo social, quindi la possibilità per i consumatori, in logica TripAdvisor, di lasciare i giudizi e i commenti sulle loro esperienze d'acquisto, condividendole con gli altri, ovviamente con tutti i link possibili ai soliti Facebook, eccetera. Questo crediamo sia un elemento di grossa importanza perché facilita, diciamo, l'orientamento e porta anche dei flussi sul mondo fisico, che la gente non necessariamente deve comprare online. Ripeto, il nostro obiettivo è la convergenza, ma grazie a questo si orienta e poi va a comprare sul mondo fisico. Ovviamente stamattina si è parlato sempre di tecnologia, delle grandi diffusioni degli smartphone e quindi dell'approccio mobile, la piattaforma ovviamente accedibile anche via mobile, ha tutte le logiche della geolocalizzazione e in più consentirà, diciamo, ai merchant anche di avere informazioni su quelli che sono i suoi fatturati, chi compra, come compra, tutte leve che consentiranno all'esercente non solo di, diciamo,
diciamo, sfruttare un canale nuovo alternativo, ma anche di indirizzare le proprie logiche di marketing e di sviluppo prodotti o promozioni. Grazie. Prego.